Crescono in modo allarmante i casi, sindaci e componenti del cartello sociale lanciano un accorato appello. A Ravanusa i primi ristori, il sindaco di Messina pronto a dimettersi. Per il capo della magistratura gli illeciti ambientali sono da attenzionare, patronaggio traccia il quadro delle indagini in corso. L'ARS rinviata a lunedì, l'accordo Stato-Regione resta in bozza. Arriva lo sportello sociale legale per i migranti, a battesimo il secondo anno dell'associazione Tante Case Tante Idee, nuovo corso di studi per l'Istituto Pirandello di Bivona. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, crescono in modo allarmante i casi di Covid-19 in provincia di Agrigento. I sindaci, i componenti del cartello sociale, i sindacati CGL, CISL e UIL, l'ufficio per la pastorale sociale dell'arcidiocesi lanciano un accorato appello a tutte le comunità del territorio affinché vengano adottati comportamenti responsabili ed efficaci. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. I sindaci e i componenti del cartello sociale della provincia di Agrigento hanno rivolto un accorato appello alle comunità del territorio agrigentino affinché vengano adottati comportamenti responsabili ed efficaci rispetto al contenimento del contagio da Covid-19. Nella lettera che proviene da tante bocche ma che si trasmette attraverso un'unica voce, l'appello per sottolinearne l'importanza e la necessità di tutelare un bene prezioso come quello della salute. Un appello che richiama il senso del dovere e del rispetto degli altri perché con un comportamento virtuoso ognuno custodisce se stesso nello stesso tempo il suo prossimo manifestando vicinanza anche in un tempo che ci impone il distanziamento come misura precauzionale. La lettera, l'appello è stato fatto assieme ai sindaci, tutti i sindaci, 41 della nostra provincia, assieme al cartello sociale, quindi i sindacati CGL, CISL e UIL e l'ufficio di pastorale sociale, abbiamo lanciato un appello perché la situazione potremmo dire è drammatica, anche e soprattutto da noi in Sicilia, perché non abbiamo le strutture ospedaliere del nord, perché i contagi sono in aumento. Poi purtroppo anche molte città della nostra provincia, vedi Ravanusa che è diventata zona rossa, molte altre città hanno un aumento notevole, considerevole dei casi di contagio. E poi da semplice cittadino, oltre che da parroco della nostra città, mi sono accorto che tanti ragazzini, tanti giovani vanno in giro senza le mascherine, il che è ancora più grave e allarmante. Forse non si è compreso il grave pericolo che incombe sulla salute propria e degli altri, perché scegliere di non portare la mascherina è lecito, perché uno può decidere o meno di fare qualche cosa, ma in questo caso no, perché c'è il dovere di evitare di contagiare eventualmente gli altri, anche e soprattutto se si dovesse essere positivi asintomatici. Non si può dire, come fa qualcuno, mi perdonerete, da ignorante, dicendo io non ho nessun tipo di effetto, non ho nessun tipo di visibilità della presenza della malattia, nessun sintomo e quindi mi comporto come meglio voglio. La prima cosa da fare, delle tre che ci vengono sempre raccomandate, è quello di fare molta attenzione, di essere responsabili. Poi la distanza, sanificare gli ambienti, igienizzare le mani, portare la mascherina, anche e soprattutto quelle mascherine che proteggono noi e gli altri. Questa è una situazione molto delicata e purtroppo c'è chi parla già di terza ondata. Stamattina sentivo un virologo dire siamo nel pieno della seconda ondata, ma seconda o terza sta di fatto che ancora siamo lontani dall'aver afferrato il virus e affrontato in maniera seria, perché siamo a una percentuale bassissima di vaccini, sperando che naturalmente tutto si risolva anche e soprattutto con l'utilizzo dei vaccini. Il Papa ha dato l'esempio facendosi vaccinare, anche perché prima aveva detto è una situazione critica, molto rischiosa e dobbiamo avere il senso di responsabilità per gli altri e per noi. Questo vale anche
per le figure pubbliche che svolgono un ruolo importante a contatto con la gente, a maggior ragione bisogna prestare il massimo dell'attenzione. Tu immagina, da semplice parroco io ogni domenica sono a contatto con quasi 1000 persone. Se avessi il Covid o fossi anche semplicemente positivo asintomatico e fossi una persona leggera, non indossassi la mascherina, darei mani a tutti con leggerezza, sarei davvero un undore. Al via i primi ristori per le attività a Ravanusa che sono ferme a causa del Covid. Vediamo. Al via i ristori da parte del comune di Ravanusa verso quelle attività che hanno subito delle limitazioni dovute alla pandemia. Ravanusa, ricordiamo, è stato dichiarato mercoledì scorso zona rossa per via del Covid-19 causato dall'alto numero di contagi. Oggi la notizia dinamata dal primo cittadino Carmelo D'Angelo, quella di dare al via delle provvidenze da parte del comune a chi è in difficoltà per via della pandemia. Il provvedimento fatto stamani dalla giunta presieduta dal primo cittadino, sul sito le prime informazioni e la modulistica per accedervi. La comunicazione di questa mattina veloce è che abbiamo appena terminato la giunta municipale con gli assessori, abbiamo deliberato come promesso le forme di ristoro per le attività produttive. È il primo provvedimento che approviamo in giunta, come abbiamo detto qualche giorno fa, la salute al primo posto, ma la vicinanza e l'attenzione dell'amministrazione è rivolta anche a quelle attività che hanno subito delle limitazioni o che addirittura hanno subito la chiusura con l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana. La salute al primo posto, ma l'attenzione da parte nostra è massima anche per quelle persone che stanno subendo delle limitazioni anche e soprattutto dal punto di vista economico. Arriveranno sicuramente altre risorse nazionali e regionali per ristorare queste attività, ma con la giunta abbiamo utilizzato delle risorse comunali per dare un primo segnale e già da oggi pomeriggio si potrà trovare online sia l'avviso sia il modello di domanda per poter partecipare ed avere questo ristoro da parte del comune. Il sindaco di Messina interrompe il suo silenzio e torna a scagliarsi contro l'ASP, i sindacati e la regione. Non posso convivere con altre istituzioni che stanno agendo con la logica mafiosa. Stasera in diretta sulla sua pagina De Luca leggerà la sua lettera di dimissioni da sindaco di Messina. A scriverlo su Facebook il primo cittadino che dopo la burrascosa diretta di martedì e una giornata di assenza dai social questa mattina ha prospettato nuovamente le sue possibili dimissioni legate alle sorti del direttore generale dell'ASP Paolo Lapaglia. Non è la prima volta che De Luca annuncia le sue dimissioni, già prospettate più volte nei suoi 2 anni e mezzo di mandato. La pandemia è in una fase acuta anche nella nostra città. Noi riteniamo che c'è bisogno del massimo rispetto delle regole. C'è la necessità evidentemente di tener conto che in questo momento estremamente delicato ci deve essere la collaborazione da parte di tutti. E invece, ancora una volta, in questa fase, il ruolo istituzionale di questo sindaco, la cultura istituzionale di questo sindaco, dimostra che invece è una persona che divide più che unire. Invece, in questi momenti è fondamentale l'apporto di tutti, perché solo così si possono, evidentemente, in maniera rigorosa, rispettare tutte quelle che sono le norme contenute anche nel riconoscimento della zona rossa, che in questo momento evidentemente deve avere la capacità di dare una risposta alla diminuzione di quella che è la percentuale di positivi nel nostro territorio, ma lo deve fare in maniera equilibrata per evitare che si scarichi in maniera drammatica sull'economia di questo territorio martoriato. Siamo in una situazione nella quale appunto bisogna garantire la sicurezza dal punto di vista sanitario, per cui le restrizioni, come vede in tutto il mondo, ieri la cancelliera Merkel ha detto in maniera molto chiara che i prossimi 2 mesi saranno drammatici, e siccome nel recente passato non ha sbagliato, la necessità di avere elementi di rigidità è un fatto di sicurezza per tutti, ma questo deve comportare che il governo evidentemente deve mettere in campo e deve proseguire
l'azione di ristori nei confronti delle imprese, di interventi nei confronti dei lavoratori, e in questo senso chiaramente ci sono una serie di cose che noi riteniamo che vadano radicalmente modificate. Io faccio un esempio: noi siamo in presenza di un risultato importante che va ulteriormente allungato, cioè il blocco dei licenziamenti che scadrà il 31 marzo e che il sindacato ha richiesto che venga ulteriormente spostato in avanti, la necessità di garantire ulteriori settimane di cassa integrazione, ma poi per gli altri lavoratori che noi abbiamo ad esempio nel nostro territorio e che sono i lavoratori che operano nel settore del turismo, che operano nel settore della ristorazione, dei bar, noi siamo in presenza di persone che in buona sostanza hanno avuto un periodo di lavoro brevissimo, un periodo di NASPI che è il 50% del periodo di lavoro molto breve, e sono lavoratori che praticamente già da oltre un mese sono senza reddito. La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Giosuè Rotolo, 32 anni, imputato di aver ucciso a Pordenone per motivi di rabbia e gelosia la coppia di fidanzati Teresa Costanza di Favara e Trifone Ragone, assassinati dalla sera del 17 marzo del 2015 nel parcheggio del locale Palazzetto dello Sport. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa. Trifone Ragone, militare originario di Adelphia in provincia di Bari, 28 anni, e Teresa Costanza, 30 anni, assicuratrice trasferita da tempo a Milano, laureata alla Bocconi, furono uccisi da Giosuè Ruotolo, ex militare di somma vesuviana in provincia di Napoli, che sparò 7 colpi di pistola da molto vicino, colpendo prima Trifone Ragone mentre saliva in automobile lato passeggero e poi la sua compagna. La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad essi correlati, la Commissione Comafie, ha audito i procuratori della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, e di Trapani, Maurizio Agnello. Le audizioni rientrano nell'ambito dell'inchiesta sulla depurazione delle acque reflue in Sicilia. Il procuratore Patronaggio ha riferito in merito alle indagini in via di conclusione su Girgenti Acque, società che aveva in gestione il ciclo idrico integrato del lato di Agrigento e al momento commissariata a seguito di un'interdittiva antimafia dal 2018. Patronaggio ha riferito che sono stati posti sotto sequestro con facoltà d'uso 12 depuratori al momento amministrati dai commissari prefettizi. Patronaggio ha inoltre fornito informazioni in merito alle attività di indagine della Procura di Agrigento sul depuratore di Lampedusa, anch'esse in via di conclusione. Sono in corso accertamenti anche sull'eventuale sversamento di acque di sentina e reflue da parte di navi quarantena su cui sono collocati migranti al largo delle coste dell'Agrigentino, in particolare Porto Empedocle. Per quanto riguarda il problema dello smaltimento delle imbarcazioni di migranti giunte a Lampedusa di competenza dell'Agenzia delle Dogane, una soluzione potrebbe arrivare dal disegno di legge approvato dal Parlamento per lo smaltimento delle imbarcazioni affidandole anche a soggetti privati, conclude Patronaggio. L'accordo sul disavanzo della regione resta in bozza. La crisi politica romana incombe su Palermo, tutto rinviato a lunedì. I dettagli nel servizio. Da Roma a Palermo, la crisi sanitaria e quella politica si intrecciano e rendono il quadro abbastanza confuso. La Sicilia è sotto banco di 1.740.000.000, a tanto ammonte il disavanzo. La Giunta regionale ha approvato ieri sera la bozza di accordo finanziario con il Governo centrale per il ripiano del disavanzo accertato nel 2018 dalla Corte dei Conti, ma la crisi romana rischia di mandare tutto in fumo. Resta appunto tutto in bozza, l'ARS è stata rimandata a casa e tornerà a riunirsi lunedì. E senza l'accordo per lo spalma disavanzo, la Giunta Musumeci non può approvare il bilancio di previsione 2021-2023. Ma facciamo un passo indietro, andiamo al 2019. Il Governo Conte, per evitare il fallimento della Regione, ha consentito di ripianare le quote di disavanzo relativo al rendiconto 2018 in un decennio. Il termine di 10 anni viene però ridotto a 3, se entro 90 giorni la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo che garantiscano il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali ad esempio la riduzione strutturale della spesa corrente, già a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. Ebbene, il 2020 si è già chiuso da 14 giorni e l'accordo che la Regione deve sottoscrivere con lo Stato non c'è. Ma la crisi di governo incombe sul Conte bis ed è tutto rinviato. Vedremo adesso chi darà le carte.
Il Partito Democratico Siciliano ha presentato il ricorso al TAR per l'assenza di donne nella giunta regionale, impugnando i decreti di nomina dei neoassessori regionali Toni Scilla e Marco Zambuto. Il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, spiega: riteniamo che ci siano tutti i presupposti affinché il nostro ricorso sia accolto. Ci auguriamo che il presidente Musumeci torni sui suoi passi, annulli i provvedimenti e ripristini la legalità anche in seno alla composizione della giunta, in cui un terzo dei componenti deve essere donna. Il ricorso è stato predisposto dal professore Antonio Saitta, che ribadisce: è avvenuta una palese violazione dei principi dell'equilibrio di genere nella partecipazione politica ed istituzionale consacrata nelle disposizioni costituzionali. Alle consultazioni elettorali dello scorso ottobre alla lista Diventerà Bellissima sono stati assegnati due seggi nel Consiglio Comunale di Agrigento, uno dei quali a Gianni Tuttolomondo, nominato anche assessore nella nuova giunta del sindaco Miccichè. E infatti l'ufficio elettorale ha attribuito al candidato Tuttolomondo complessivi 257 voti a fronte dei 252 voti assegnati al candidato Roberta Zicari. Zicari, ritenendo frutto di un errore di calcolo di trascrizione l'attribuzione alla stessa di soli 252 voti, ha presentato ricorso. Adesso il TAR ha disposto che le operazioni di verifica vengano espletate entro il termine di 30 giorni e che al loro espletamento provveda il prefetto di Agrigento o un funzionario delegato. Il TAR ha anche fissato per il 22 aprile 2021 l'udienza definitiva del giudizio. Il governo Musumeci ha approvato una delibera in cui il riferimento ai quattro siti siciliani candidati ad ospitare rifiuti radioattivi si ribadisce. La natura insulare di per sé rappresenta un elemento ostativo alla creazione di un deposito di rifiuti nucleari in Sicilia in ragione del rilevantissimo rischio di incidente connesso al trasporto dei materiali radioattivi per via terra e per via mare. E la maggior parte dei rifiuti al momento è al nord, ha sottolineato l'assessore al territorio e ambiente Totò Cordaro, che ha partecipato a una seduta nel merito della Commissione Territorio e Ambiente presieduta dall'agrigentina Giussi Savarino. Ancora nella delibera approvata, il governo regionale ricorda che in Sicilia sono stati riconosciuti 7 siti UNESCO e 2 geoparchi UNESCO, di cui uno proprio nel Parco delle Madonie, territorio di Castellana Sicula e Petralia Sottana, ovvero 2 delle 4 aree individuate per sotterrare scorie radioattive. Ed ancora l'assessore Cordaro precisa che dei 67 siti in tutta Italia individuati come potenzialmente idonei a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi che sorgerà in una di queste aree, 12 sono ritenuti molto interessanti, 11 interessanti e 44 meno interessanti. Ebbene, le 4 aree della Sicilia rientrano tra le meno interessanti. Arriva uno sportello sociale legale per i migranti, al loro fianco e supporto un team di lavoro e ricerca. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Un bilancio sull'attività dell'associazione Migrantes lo abbiamo fatto con Mariella Guidotti, responsabile ad Agrigento del progetto denominato Solima. Si tratta di uno sportello legale e sociale per i migranti, un team di lavoro e ricerca a supporto di chi arriva nella nostra terra. Un lavoro quotidiano fatto di ascolto, di informazione, di orientamento per i cittadini stranieri, offrendo anche consulenza socio-legale e l'indirizzo ai servizi territoriali. L'iniziativa sorge in collaborazione con un team di assistenti sociali e di avvocati, perché si intende con questo progetto offrire un appoggio, di informazione, orientamento e consulenza per quanto riguarda gli aspetti legali e di orientamento ai servizi del territorio, in cui i migranti trovano tante difficoltà, un po' a motivo delle lingue che non conoscono perfettamente, un po' per la complicazione della burocrazia e anche molto perché ci trovano resistenze presso gli operatori e gli impiegati. Quindi noi vogliamo semplicemente fare da facilitatori perché possano inserirsi in questo ambiente. Allora, purtroppo il Covid, come si diceva, ha un po' penalizzato le nostre attività, perché un aspetto del progetto Solima è anche quello di proporci al pubblico, nel pubblico, con delle riflessioni più approfondite riguardo alla presenza dei cittadini stranieri nella città. Infatti noi crediamo
che la coesione sociale, la pace sociale e il benessere di tutti passi attraverso l'inclusione e non l'esclusione, come invece sta avvenendo anche, per esempio, con questa direttiva di non volere le comunità vicino ai centri abitati. No, non è questo. Trattando bene le persone si può avere una interazione positiva per tutti, a servizio di tutti. Quindi noi volevamo proporci con delle iniziative, per esempio la presentazione di un libro già tutta predisposta, e però purtroppo non ha potuto aver luogo a motivo del Covid. Il team da chi è formato? Il team, come dicevo, è formato da un gruppo di 7-8 persone, sono 3 avvocati e 4 assistenti sociali che si alternano, poi ci sono altre 2, insomma, è quasi tutto volontario, un lavoro volontario, quindi naturalmente si va avanti secondo i ritmi di questo volontariato. La sede, un numero di telefono, qualcosa, ecco, diciamo, per mettersi in contatto con voi? Sì, la sede è nell'Istituto Gioeni, quello che era un tempo la scuola dei Salesiani. Ci sono recuperati alcuni spazi a Pianterreno, sono stati ristrutturati. È un po' fuori mano, però è centrale. E noi operiamo molto anche sul web, attraverso dei filmati in cui in italiano e in inglese si danno informazioni circa le disposizioni riguardo ai permessi di soggiorno o altre modalità, e questo ci fa arrivare anche lontano, quindi ci chiamano anche da varie parti d'Italia per chiedere informazioni. Del resto questo era anche il nostro obiettivo, cioè essere a servizio di questo grazie ad un telefono. E qui c'è l'assistente sociale Carmela Carbone, che è sempre presente, sempre risponde a questo telefono. Però poi si riceve per appuntamento. Sì, sì. Per il numero si può fare riferimento, chi ha bisogno è 379 123 5317. Ecco, questo è il telefono di riferimento. A battesimo il nuovo anno dell'associazione a sfondo turistico Tante Case, Tante Idee. Eugenio Cairone. Il 5 gennaio scorso ha spento la prima candelina con un ricco bilancio di attività, malgrado la pandemia, e questa sera appuntamento per un webinar sul turismo che verrà. Parliamo dell'associazione Tante Case, Tante Idee, presieduta da Domenico Vecchio. Come dicevamo, l'associazione, nel rispetto delle misure restrittive, ha portato avanti diverse iniziative con incontri tenuti anche al Comune di Agrigento sul tema delle risorse della tassa di soggiorno e su come utilizzarle. E c'è stato anche un interessante incontro alla presenza di deputati nazionali e regionali sempre sul tema del turismo e sulle misure da intraprendere in favore del settore. Per l'associazione Tante Case, Tante Idee, il 2020 si è chiuso incontrando il nuovo sindaco di Agrigento, Franco Micicchè, e ricevendo l'adesione di nuovi soci. E veniamo all'appuntamento di oggi, che segna l'inizio del nuovo anno. L'evento online è dedicato naturalmente al turismo che ci attende dopo la pandemia, con suggerimenti per una rinascita sociale, turistica ed economica del nostro territorio. Ne parleranno Roberto Bruccoleri, vicepresidente dell'associazione, e Domenico Vecchio, presidente e direttore del quotidiano Agrigento Oggi. L'Istituto Luigi Pirandello di Bivona ha ottenuto un nuovo indirizzo di studio. Margherita Trupiano. Nuove opportunità per gli studenti che sceglieranno il prestigioso Istituto Luigi Pirandello di Bivona, che avrà un altro indirizzo di studi, il tecnico agrario, agroalimentare, agroindustria, articolazione, produzione e trasformazioni. Ne dà comunicazione il dirigente scolastico Giusy Gugliotta, che afferma come questo nuovo indirizzo offrirà al territorio un ulteriore strumento di crescita e sviluppo che, insieme ai percorsi post-diploma della Fondazione ITS Sicani, di cui l'Istituto è scuola capofila, sarà una concreta opportunità per lo sviluppo sociale, economico e culturale di tutta l'area che intorno allo stesso gravita.
L'assessorato all'istruzione e formazione ha comunicato che dall'anno scolastico 2021-2022 sarà attiva questa nuova possibilità, sottolinea la dirigente Gugliotta, rivolta agli studenti che hanno uno spiccato interesse verso le tematiche ambientali e che vogliono apprendere i principali processi produttivi del settore agricolo e della trasformazione agroalimentare, per i quali il territorio è particolarmente vocato. Grazie alla sinergia virtuosa tra la scuola e il comune di Vivona, che ha messo a disposizione i terreni e alcuni locali, lo sviluppo del settore agricolo del territorio potrà dunque avere un forte impulso. La frequenza a questo corso dà la possibilità di acquisire competenze nella gestione e nella direzione di aziende agricole, zootecniche e di trasformazione e lavorazione dei prodotti della filiera. Il nuovo indirizzo di studi, conclude Giusy Gugliotta, amplia l'offerta formativa già molto ricca dell'Istituto per rispondere ai bisogni degli studenti e valorizzare ancora più il ruolo di centro culturale della nostra scuola e la sua capacità di rispondere alle necessità formative emergenti, sempre più mirate al rafforzamento dell'identità culturale e allo sviluppo di una dimensione sociale articolata, partecipata e solidale. L'agrigentino Marco Argento, professione dentista, riceve un prestigioso riconoscimento. Arturo Cantella. È un dentista agrigentino il vincitore del prestigioso Premio Scientifico Nazionale 2020, la Fundación Dental Española di Madrid, che viene annualmente assegnato alla migliore ricerca scientifica nel campo dentistico, pubblicata dall'importante rivista odontoiatrica iberica La Roche. Si tratta del dottor Marco Argento, laureatosi nella qualificata Università Cattolica con la tesi basata su una nuova tecnica da lui ideata, modellazione del composito dentale nella pratica clinica mediante una nuova concezione della stratificazione. La tesi è stata pubblicata sulla rivista spagnola nell'anno 2019. Il gala di premiazione in programma a Madrid avrebbe dovuto svolgersi lo scorso dicembre, ma per via dell'epidemia del Covid è stato rinviato al prossimo anno. In questo modo il dottor Argento sarà premiato insieme ai vincitori del 2021. L'assegnazione del premio è stata decisa con una votazione all'unanimità da parte dei componenti del Consiglio Nazionale Spagnolo della Fondazione. Il premio rappresenta uno stimolo per l'incentivazione della ricerca scientifica in campo odontoiatrico. La notizia dell'assegnazione al dottor Argento del premio è stata appresa con molta soddisfazione da parte della Cattolica Università, che ha fatto pervenire le congratulazioni attraverso il decano dei professori che hanno seguito gli studi del dentista agrigentino, invitandolo a instaurare una fattiva collaborazione per le nuove ricerche. Argento è anche igienista dentale, una laurea conseguita presso l'Università Medicina di Novara, con l'iscrizione anche all'Ordine degli Odontoiatri della Catalogna, ha già laureato in terra spagnola e svolge l'attività professionale sia ad Agrigento che fuori attraverso una fattiva collaborazione con cattedratici del settore. Sì, è un riconoscimento a livello nazionale, un premio nazionale come miglior articolo inedito in campo odontoiatrico per il 2019. Ed è stato dato dalla Fondazione Dentale Spagnola e soprattutto dalla più importante società dentale spagnola, il Collegio Generale degli Odontoiatri in Spagna. Un traguardo sicuramente importante, un riconoscimento importante. Cosa parlava lei in questo articolo? Ma è una tecnica nuova nel campo della conservativa dentale, che migliora l'adesione del composito che si usa normalmente nelle varie ricostruzioni, quindi le otturazioni dentali dopo le carie, dopo la patologia cariosa. Ecco, parliamo anche di questa esperienza che lei ha avuto in Spagna. Sì, un'esperienza con diversi cattedratici spagnoli che sta continuando, perché dopo questo premio ovviamente abbiamo un input a continuare nello stesso cammino e quindi ampliare ancora di più la ricerca, seguendo sempre lo stesso cammino, la stessa tecnica, quindi cambiando anche magari quello che poi sono i materiali per vedere se può anche funzionare con altri materiali, quindi essere ancora più efficace, diciamo, nel nostro campo. Obiettivi per il suo futuro? Il mio futuro è continuare la ricerca, ovviamente, ma anche sono ovviamente impegnato nella clinica diaria, quindi cercherò di compaginare le due cose che non è mai stato facile, perché stiamo parlando dell'estero, quindi già è un
i viaggi, tutto viene complicato. Però fino adesso ci sono riuscito e mi auguro di poter continuare in questo cammino. Quindi lei, oltre che operare in Spagna, opera anche nel nostro territorio, un territorio sicuramente difficile in un momento anche particolare dovuto al Covid-19. Ovviamente il Covid-19 non ci ha aiutato in questo, però il campo odontoiatrico è un campo sicuro, noi lavoriamo con tutte le prevenzioni possibili, quelle comunque che sono nel decalogo nazionale e internazionale. E ovviamente ricordiamo che il campo dentale, gli studi odontoiatrici sono degli studi sicuri, quindi comunque non bisogna avere paura del dentista, ma avere fiducia, perché tutto si può risolvere. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. 53 anni fa, il terremoto che sconvolse il Belice. Era la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968. Vediamo. Vittime dirette, vittime attuali, ritardi nei soccorsi, una ricostruzione che prosegue ed una porzione di Sicilia che sembra ancora oggi una zona di guerra. Tra il 14 ed il 15 gennaio del 1968, a partire dalle elezioni municipali di Gibellina, piccolo borgo in provincia di Trapani, la Sicilia inizia a tremare e gli abitanti si riversano in strada. Da quella prima scossa inizia uno sciame sismico che si concluderà solo a febbraio del 68 e porterà con sé 231 vittime, oltre 600 feriti e un intero territorio distrutto. Il 90% del patrimonio edilizio rurale subisce danni irreparabili. Il tristemente famoso terremoto del Belice causò morte e distruzione. Le zone più colpite della Sicilia furono quelle dell'Agrigentino e del Trapanese, con gli edifici di Sala Paruta, Montevago, Partanna, Santa Ninfa, Salemi e Santa Margherita Belice, per la maggior parte completamente distrutti. Dopo la prima scossa di Gibellina, che diventerà anche l'epicentro di quella di magnitudo 6.1 delle 3 di notte, la gente si riversò nelle strade. Si trattò di un primo evento totalmente inaspettato, dato che la zona era considerata fino ad allora dal bassissimo rischio sismico. Danni ai palazzi, ma anche e soprattutto al tessuto economico della zona, costituito principalmente dall'agricoltura. Nella zona, vista la poca importanza data ai tempi al rischio sismico nella valle del Belice, i soccorsi ritardarono. Il principale problema della gestione emergenziale, infatti, consisterà nella mancanza di coordinamento delle forze in campo. Grazie a tali ritardi e difficoltà, l'ordinamento italiano recepisce il concetto di protezione civile e specifica per la prima volta la nozione di calamità naturale, catastrofe, una data storica soprattutto nel male, ma che diede il primo input per l'affermarsi del concetto di protezione civile intesa come predisposizione e coordinamento degli interventi e di forze. Si individuarono i compiti fondamentali affidati ai vari organi della protezione civile per permettere di far arrivare più rapidamente ed efficacemente soccorsi alle popolazioni colpite. Più di 50 anni dopo, mettendo da parte la questione soccorsi, c'è ancora molto da fare, soprattutto per quanto riguarda le opere di urbanizzazione. Prosegue ancora oggi dunque l'opera di ricostruzione. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le celebrazioni del 50° anniversario aveva dato speranza ai sindaci delle zone ancora colpite dal sisma, ma il traguardo, seppure si stia provando a raggiungerlo a piccoli passi, sembra ancora lontano ed oggi le restrizioni imposte dal Covid-19 non hanno di certo impedito al coordinamento dei sindaci della Valle del Belice di organizzare manifestazioni per commemorare il 53° anniversario del terremoto del 1968. Tra gli appuntamenti organizzati per ricordare quella notte funesta, anche un webinar sul tema dei paesaggi sismici in memoria e mutazioni, che si terrà domani 15 gennaio alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom, in diretta Facebook sulla pagina web del comune di Partanna. Al dibattito parteciperanno tutti i sindaci del coordinamento del Belice, coordinatore il primo cittadino di Partanna Nicolo Catania, il presidente della regione Nello Musumeci e il vice ministro delle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri.
Tre arresti, questo l'esito delle indagini sull'esplosione avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto il 20 novembre 2019. All'interno dello stabilimento industriale di fuochi pirotecnici che provocò la morte di 5 persone e il ferimento di altre 2. C'è servizio. Sviluppi giudiziari sull'esplosione della fabbrica di fuochi pirotecnici di Barcellona Pozzo di Gotto, che nel novembre del 2019 provocò la morte di 5 persone. I carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Messina hanno dato esecuzione questa mattina a un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale della Città del Longano a carico di 3 soggetti. La misura richiesta dai pubblici ministeri, dottoressa Rita Barbieri, dottor Matteo De Micheli e dottoressa Emanuela Scali, coordinati dal procuratore capo della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, dottor Emanuele Crescenti, ipotizza a carico dei destinatari i reati di disastro colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali, nonché di violazioni concernenti le norme di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, con la mancata valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, la mancata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi cui erano specificamente esposti, ovvero la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata applicata al titolare della ditta produttrice di artifici pirotecnici, un 73enne del luogo, e altri 2 soggetti di 65 e 38 anni, responsabili di una ditta di lavorazione del ferro impegnata durante l'esplosione in alcuni lavori all'interno della fabbrica. Inoltre è stato disposto il sequestro dei compendi e dei beni delle 2 citate aziende, nonché l'applicazione a carico dei 3 indagati della misura interdittiva dell'esercizio dell'attività imprenditoriale per la durata di 12 mesi. Il provvedimento cautelare scaturisce dall'esito delle indagini svolte a seguito dei tragici fatti avvenuti nella fabbrica situata in contrada Pezze Cavalieri a Barcellona Pozzo di Gotto nel pomeriggio del 20 novembre 2019. All'interno dello stabilimento industriale per lo stoccaggio e la lavorazione di fuochi pirotecnici si verificò un'esplosione che provocò la morte di 5 persone e il ferimento di altre 2. Presso il citato opificio, esteso su un'area di circa 13.000 metri quadrati, erano in corso dei lavori di adeguamento della struttura produttiva prescritti dalla Commissione Tecnica Territoriale per le sostanze esplodenti, finalizzati ad elevare gli standard di sicurezza del sito mediante l'installazione di apposite grate di protezione a tutti i caselli destinati al deposito di materiale attivo. I lavori erano stati appaltati ad una ditta specializzata nella lavorazione del ferro che stava impiegando 5 operai. Intorno alle ore 16.30 si verificarono delle esplosioni in sequenza con un fortissimo boato percepito a grande distanza. Subito dopo un vasto incendio che si propagava all'interno dello stabilimento sollevando una fitta colte di fumo notata dai carabinieri della stazione di Castro Reale che intervenivano per primi sul posto cinturando la zona e allertando i soccorsi con l'intervento dei vigili del fuoco di Milazzo che riuscivano ad arginare il vasto incendio e dei sanitari del 118 che prestavano le prime cure ai feriti. Inoltre, nei giorni seguenti, si è reso necessario l'intervento del 4 Reggimento Genio Guastatori di Palermo, che ha bonificato l'area, facendo brillare i manufatti pirotecnici rimasti nel sito. Le indagini per la ricostruzione dell'evento, dirette sul posto già nelle immediate fasi successive alla tragedia, dal procuratore capo dottor Emanuele Crescenti, sono state affidate ai carabinieri del Comando Provinciale di Messina e della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno avviato un'attività di sopralluogo. Nel corso dell'attività di sopralluogo è stata svolta un'attenta opera di catalogazione e repertamento di numerosissimi frammenti di materiale vario, tra cui piccole parti di circuiti elettronici e componenti delle attrezzature utilizzate dagli operai, rinvenute a distanza anche di decine o centinaia di metri, ove erano stati scagliati dalla potenza dello scoppio. Inoltre, sono state svolte attività di ispezione anche da parte dei vigili del fuoco del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale di Palermo, che attraverso mirati accertamenti ha consentito di escludere che l'esplosione e il successivo incendio fossero da attribuire a causa elettrica. Le indagini sono proseguite con la raccolta di numerose testimonianze tese a ricostruire i fatti, definire la legittimità delle posizioni lavorative degli operai impiegati, nonché a ricostruire i rapporti di natura commerciale tra le ditte e contestualmente è stata acquisita la documentazione amministrativa comprensiva delle licenze e autorizzazioni possedute per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di fuochi d'artificio. Sono stati anche approfonditi gli aspetti relativi al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
lavoro, riscontrando gravi violazioni nello specifico settore. Il quadro indiziario è stato arricchito dai riscontri emersi dalle intercettazioni telefoniche compiute dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie alle quali è stato possibile acquisire preziosi elementi che globalmente hanno consentito di ricostruire la delicata vicenda che ha portato all'emissione delle misure restrittive a carico dei tre soggetti. Utilizzavano le agenzie di modelle di cui erano titolari per agganciare le ragazze, alcune minorenni che volevano un futuro nel mondo della moda e dello spettacolo. Le retivano fino a carpirne la totale fiducia e poi le facevano prostituire con clienti facoltosi durante eventi glamour a Palermo, in tutta la Sicilia, in Italia e persino a Parigi. Un giro di prostituzione minorile su cui la Procura della Repubblica di Palermo ha indagato per settimane e che oggi ha portato all'arresto di due titolari delle agenzie di modelle di un terzo collaboratore. In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Palermitano sono finiti in carcere Francesco Pampa, 41 anni, di Monreale, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale nei confronti di minorenne, prostituzione minorile, induzione e favoreggiamento della prostituzione di maggiorenne. Custodia cautelare in carcere anche per Massimiliano Vicari, palermitano di 44 anni, ritenuto responsabile dei reati di prostituzione minorile e induzione a favoreggiamento della prostituzione di maggiorenne. Il GIP ha infine disposto gli arresti domiciliari per GF, 36 anni, indagato del reato di prostituzione minorile per aver intrattenuto rapporti sessuali con una ragazza non ancora diciottenne in cambio di denaro. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Palermo hanno accertato anche un episodio di violenza sessuale. L'indagine è partita dalle dichiarazioni di una giovane che ha iniziato a lavorare con i due uomini all'età di 15 anni. Apriamo la 35esima giornata di presidio dello svincolo di Rosa guardando al futuro con fiducia. 133 comuni, 133 comunità, il comitato promotore impegnati in una battaglia di civiltà per rivendicare il diritto di risiedere nelle terre alte di Sicilia. Abbiamo appreso la notizia che la Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha deliberato di dare priorità al disegno di legge che è approvato all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre, ovvero le disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Siamo fiduciosi, ci sono delle istituzioni che ci guardano con interesse. Riponiamo in loro massima fiducia, fate presto perché gli operatori economici, le comunità resilienti delle terre alte di Sicilia hanno bisogno più che mai di grande attenzione. È un momento difficile, ne siamo convinti. Siamo certi che tutto si definirà per il meglio. Bisogno assolutamente di serenità e di guardare al futuro con fiducia, come gli operatori economici e come i resilienti delle terre alte di Sicilia. Anche il comune di Chiaramonte Gulfi presente a questo sit-in, 133 comuni che stanno facendo rete, questa legge che sicuramente dà un vantaggio a tutti questi piccoli comuni che rappresentano sicuramente un grande patrimonio. Dal punto di vista economico soffrono a maggior ragione rispetto agli altri. Hanno un patrimonio culturale, un patrimonio ambientale di tutto rispetto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.